La nuova edizione del Grande Fratello nella versione tradizionale sta per riaprire i battenti. Dopo tanta attesa e tanto fermento, infatti, sono pervenute le prime notizie ufficiali sul padre di tutti i reality show. Tanto per cominciare, è stata svelata la data di inizio. Lunedì 8 aprile, su Canale 5, alle ore 21. 30 circa, inizierà questa nuova avventura appunto alle redini. Come è ormai noto, ci sarà la stacanovista Barbara D'Urso. Quest'ultima, in questo periodo, è impegnata con moltissime trasmissioni. Oltre ai soliti appuntamenti con Pomeriggio 5 e con Domenica Live, infatti, la conduttrice è sbarcata anche in prima serata con Live Non è la D'Urso, e a partire da lunedì anche con il GF. Insomma, un periodo davvero fervido di impegni. Ma cerchiamo di scoprire tutto ciò che c'è da sapere sul Grande Fratello 2019. Grande Fratello. Data di inizio e opinionisti. Risulta alquanto importante premettere che quest'anno l'azienda Mediaset è stata estremamente reticente per quanto riguarda il reality show Grande Fratello 2019. Solitamente, infatti, poco prima dell'inizio della trasmissione, sul web iniziavano a diffondersi molte più notizie. Ad ogni modo, cerchiamo di scoprire insieme quante più cose possibili. Innanzitutto partiamo dalla data di inizio. Ieri sera è stata svelata la data d'esordio del reality show e si tratta di lunedì 8 aprile. L'orario è, come di consueto, a partire dalle ore 21:30 circa su Canale 5. Ad accompagnare Barbara D'Urso durante questa esperienza ci saranno due opinionisti. Cristiano Malgioglio e la new entry Iva Zanicchi. La produzione, dunque, ha voluto apportare questa ventata di novità che si spera possa giovare alle sorti del reality show e non rivelarsi un fiasco come per quanto accaduto all'Isola dei Famosi. Alba Parietti e Alda Deusanio, infatti, si sono rivelate un esperimento alquanto fallimentare. Grande Fratello 2019. Tanta reticenza sul cast. Per quanto riguarda il cast di questa edizione del Grande Fratello 2019 c'è moltissima reticenza. Sul web sono circolati i nomi di numerosi protagonisti, nessuno dei quali, però, è stato confermato dalla conduttrice del reality show. L'unica cosa certa è che, oltre a personaggi completamente sconosciuti, ci saranno anche personaggi leggermente famosi. Si tratta di persone che sono già apparse in TV, specie nei salotti di Barbara D'Urso, ma non possono essere definiti esattamente dei VIP. In relazione alla messa in onda, invece, per tutti coloro i quali non riusciranno a seguire la diretta lunedì prossimo, sarà disponibile un'alternativa sul sito Mediaset. Andando su Mediaset Play, infatti, sarà possibile prendere visione della puntata integrale. Basterà semplicemente disporre di una connessione a internet, un PC e andare sul sito in questione, selezionare il programma di interesse e premere il tasto Play.